Amato o odiato, le mezze misure non si addicono a Santiago Calatrava, architetto spagnolo che riorganizza lo spazio ispirandosi alla natura. Si definisce prima di tutto un artista, lui, ma è conosciuto a livello internazionale, soprattutto per le sue grandi opere d'architettura. Un architetto è prima di tutto un filantropo, dice Euronews. C'è stato un tempo in cui le città erano costruite per sempre. Oggi la logica del consumo coinvolge anche il modello di sviluppo urbano a scapito a volte della vita umana. L'architettura resta comunque il segno più concreto di una civiltà, testimone di una dimensione sacra, dalla notte dei tempi. Come recuperare il senso, questo senso della sacralità del luogo e della vita in fondo? L'architettura secondo Vitruvio ha tre qualità: utilitas, venustas e firmitas. Per firmitas si intende dire perennitas, permanenza nel tempo. Il nostro intimo è fortemente influenzato dalla visione biblica, secondo cui c'è qualcosa di divino in ciascuno di noi. Questo vuol dire che crediamo che in ciascuna persona ci sia qualcosa di speciale, di sacro, di divino. Questo qualcosa illumina il nostro modo di intendere l'architettura, che non è uno strumento fine a se stesso, ma diventa il mezzo per trasmettere la memoria di un'epoca. Oggi purtroppo accade sempre più spesso di associare l'architettura a concetti di tipo economico-finanziari. Si tende a fare questo tipo di ragionamento. Il tempo per ammortizzare un investimento deve corrispondere al guadagno che avrei se mettessi questo denaro in banca. De tipo de índole interés hipotecario, es decir, el tiempo de amortización de una obra tiene que ser aquel que significaría el rédito che mi apportaria il capitale che sto investendo se lo avessi posto in un banco. È ridicolo, limitante, le opere ci sopravvivono. Le opere sistematicamente non sopravvivono. A paesi che usano il volano dell'edilizia per dare fiato all'economia, che cosa si sente di dire? Penso che in un periodo di crisi una misura da prendere sia quella di costruire infrastrutture nuove, moderne. È un'occasione unica per portare queste infrastrutture nelle zone meno sviluppate. Come è accaduto in Spagna, dove la prima linea ferroviaria ad alta velocità non è stata costruita per collegare Madrid e Barcellona, ma Madrid e Siviglia. Questo proprio per evitare che le regioni del Mezzogiorno, le meno sviluppate, rimanessero ai margini del paese. Bisogna continuare in questa direzione. Con le regioni del nord più sviluppate, io penso che questo tipo di pauta è una pauta che hai che seguire. Per esempio, il ponte di Messina, il Mose a Venezia, l'alta velocità nel nord Italia, sono tutte opere contestatissime. E lei cosa ne pensa? Sono favorevole, ma sottolineerei due cose. Oggi non si è più nella situazione in cui si era 30 o 40 anni fa. Oggi bisogna fare opere esteticamente più belle, dall'impatto ambientale controllato. Il costo di queste infrastrutture penso sia niente di fronte ai milioni, miliardi, migliaia di miliardi che sono iniettati nell'economia per dare ossigeno a un'economia di carta, puramente amministrativa. Alla quantità di milioni o billioni o trilioni che si stanno invirtiendo per rigenerare un'economia di papel puramente amministrativa, ¿verdad? Es ínfimo. Oggi gli stati stanno rifinanziando le banche. Cosa ci resterà di questa operazione? Nient'altro che la possibilità, forse, di chiedere nuovi prestiti. Quantità di denaro, ¿verdad? Y de ello non nos queda prácticamente más que el hecho de que nos pueden dar créditos otra vez. In cambio costruire un ponte, costruire una... Per contro, costruire un ponte, costruire un'autostrada, una linea ferroviaria ad alta velocità ci permette di dare un servizio ai cittadini che resta nel tempo e costa molto meno. Santiago Calatrava vive tra gli Stati Uniti e l'Europa. A New York lavora alla realizzazione del World Trade Center Transportation Hub. Lei sa, non sono delle cose che hanno molta emozione, sono molto razionali.
sono dei prodotti pur se per esempio Europa fortezza o Europa dei ponti multiculturali, Santiago Calatrava? Sì, bueno, no hay duda que la Europa de los puentes es la mia. Non c'è nessun dubbio che sono per un'Europa dei ponti, d'altra parte è quello che faccio. La storia dell'Europa è il risultato di legami, ponti dagli antichi ordini fino all'università. Per me l'istituzione più importante in Europa è l'università, che racchiude un concetto di incontro e interscambio. De viajes, de encuentros. È più facile fare l'architetto in Europa o negli Stati Uniti? Io penso che qui in Europa viviamo in una insalata. In Europa viviamo in una sorta di mix architettonico. Ci sono cattedrali romaniche in cui possiamo trovare fondamenta che risalgono all'epoca romana. Possiamo avere una parte gotica. Se ci spostiamo in un'altra parte della città, si ha lo stile proprio del Rinascimento o quello barocco. Viviamo tra i secoli qui in Europa. Quella statunitense è una cultura più contemporanea del nostro tempo. Ground Zero, l'attentato alle Torri Gemelle. L'attentato alla vita umana, però anche al simbolo di New York. Cosa le ha lasciato dentro questo? L'uomo è al centro dell'architettura. L'uomo è al centro dell'architettura. Se pensiamo a questi grattacieli come una sorta di container che sono stati attaccati da altri container in cui c'erano altre persone, ciò che se ne deduce è un grande disprezzo per il genere umano. Il solo modo di curarlo è con un grande amore, con grande generosità e fede nella nostra visione della vita. Non solamente in nostra percezione della vita, sino in nostro rispetto anche a cada. Ci deve essere un grande rispetto per gli altri, rispetto esaltato dall'architettura, sostegno della memoria. La forza e la materialità alla che usted si referì antes, che rappresenta l'architettura come portatore della memoria.